qui tutto è pronto, ad Assisi si è conclusa la celebrazione e adesso tra pochissimi istanti vedremo accendersi l'albero e tra poco canteranno anche i bambini che sono qui alle nostre spalle, i bambini delle scuole di Assisi, poi ci sono gli zampognari, dunque l'atmosfera natalizia qui si respira profondamente. Questo albero di 13 metri, 14.000 luci che verrà acceso proprio dal sindaco. Dei cittadini che arrivano nella nostra Italia. L'Umbria è terra di accoglienza e solidarietà anche nel nome di San Francesco, è terra anche di impegno civile nell'accoglienza e da sempre abbiamo contribuito ad accogliere quei cittadini sbarcati nell'isola di Lampedusa insieme a tante associazioni di volontariato e comuni dell'Umbria. Quindi questo albero ci interpreta anche in questo messaggio di solidarietà e di accoglienza. È un Natale di tutti i giorni, dove al centro si possa mettere sempre la edificazione della persona. E vi auguro che queste giornate possano durare tutto l'anno per andare sempre e comunque incontro all'altro con la reciproca custodia. Sia custodi di noi stessi e poi con generosità bisogna essere custodi degli altri. Auguri e grazie. Per essere qui a respirare questo clima bellissimo, vedere questa città che con la sua bellezza e la sua armonia testimonia, io lo so, il valore di solidarietà e accoglienza del suo rispetto della famosa. Io vorrei che fosse compreso che gesti come questo, di dedicare a campo ai migranti, di accendere la luce su questo tema in modo che non si spenga più questa battaglia di lotta per un'Europa più giusta, per politiche più umane, io credo che perché le migrazioni, che sono naturali e ci sono sempre state, ci riguardano perché possono migliorarci, non perché sono un'invasione che mettono in pericolo il nostro territorio. Io spero che dalla mia isola arrivi anche questo messaggio. Nel cuore delle persone, il Gesù della vita. Il Natale ti creggio dalle fonti francescane. Circa due settimane prima della festa della Natività, il beato Francesco, come spesso faceva, chiamò a sé Giovanni, l'uomo della contrada di Greggio, e gli disse: se vuoi che celebriamo a Greggio il Natale di Gesù, procedimi e prepara quanto ti dico. Vorrei rappresentare la Natività. Sta continuando in questo momento la celebrazione e nell'attesa proprio dell'accensione dell'albero di Assisi mancano pochi. Un brano ascoltato ci ricorda la raccomandazione di lui. Signore, i benedici questa rappresentazione del tuo Natale. In questo momento si aiuta tutti noi a crescere in età e sapienza in grado, accompagnati dal fiato dei nostri cari. Lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Particolare rispetto ai migranti, ce ne puoi parlare? Ci puoi spiegare perché? Esattamente così, perché quest'anno l'albero di Assisi è dedicato proprio a loro, ai migranti e ai poveri, e per questo sarà proprio il sindaco di Lampedusa, Giuseppe Nicolini, ad accendere simbolicamente questo albero. E dunque così Assisi, Lampedusa saranno collegati con questo filo simbolico della pace della solidarietà. L'albero per i migranti, l'albero
che non ci incondisce ma ci richiama il valore dell'accoglienza e della solidarietà. Ero preoccupato perché ho visto. Di solidarietà normali che compieremo distribuendo giocattoli tra i bimbi, pacchi, dono a tutti quelli che sono convenuti. Ecco, qui da Assisi credo che venga lanciata una voce, ma direi di più un grido di speranza. Quello che prima diceva il sindaco di Lampedusa fa onore all'Italia intera. Lampedusa fa onore all'Italia intera. Ecco, la speranza è che questa luce che si è accesa in questa notte, in questa piazza dove sono radunati i cittadini di Assisi che saluto cordialmente, ecco, da qui questa luce arriva ad illuminare l'Europa intera, perché questo non è soltanto un motivo di preoccupazione e al contempo di attenzione. Fratelli e sorelle, siate tutti strumento di pace e di bene, perché tutto questo possa aprirci un futuro. No, mi vergogno.